Allenamento al Città di Arezzo per la prima squadra di Mister Sottili, un allenamento tattico in vista della partita casalinga di sabato prossimo contro il Prato alle 20:30. Ci sono buone novità per quanto riguarda i giocatori indisponibili che stanno tornando mano a mano in gruppo. Ferrario si è allenato ancora a parte con alcuni giri di campo di corsetta. Per quanto riguarda Barison e Solini, i due difensori centrali sono tornati in gruppo, si sono allenati, hanno preso parte anche alla partitella. È molto probabile che l'Arezzo possa tornare alla difesa a 4 contro il Prato. Questo è dovuto anche al rientro a pieno regime di Alessio Luciani in gruppo. Il terzino, tra l'altro, è andato in gol nell'ultima partita prima della sosta di Pasqua in casa della Lupa Roma a Tivoli. In campo Mister Sottili ha provato un 4-4-2 con Masciangelo e Alessio Luciani e Terzini, con Rossetti e Barison al centro, e poi una linea mediana con Cenetti e Paolo Grossi centrali di centrocampo. L'ex giocatore della Ternana è infatti tornato a disposizione e è stato provato in questa veste insolita appunto di centrale di centrocampo. Sugli esterni Young e Berzotti, in attacco Erpen alle spalle dell'unica punta Moscardelli. Domani rifinitura in programma alle 16 a porte chiuse al Città di Arezzo, dopodiché l'Arezzo ovviamente inizierà il conto alla rovescia verso questa terz'ultima partita di campionato sabato alle 20:30 contro il Prato al Città di Arezzo.